Emanuele Trevi, romano, scrittore raffinato, con questo libro, Due vite, ha confermato un'eccezione non infrequentissima per lo Strega, e cioè che può vincere il premio un non romanzo. In questo caso, una riflessione narrativa su un'amicizia dell'autore con due intellettuali, Rocco Carbone e Pia Pera, pressoché sconosciuti al grande pubblico. Un libro dunque da scrittore che parla di scrittori, come se la letteratura celebrasse se stessa con grande ed elegante dispiegamento di risorse tecniche, ma comunque un'esperienza che ha molto giovato e ha molto confortato e anche divertito lo scrittore romano. È stato bello perché col tipo di libri che scrivo io, che mi hanno sempre dato soddisfazioni, insomma, anche, però è un'occasione anche questa seconda volta di incontrare un pubblico più largo, che poi è fatto di singoli esseri umani che sono sempre sorprendenti e ti danno delle cose che poi sono importanti per continuare a fare quello che faccio, insomma, che è alzarsi ogni mattina e cercare di dare forma a delle idee, insomma. Quindi sì, è un'occasione che ho preso al volo, è una cosa nata un po' anche casualmente questa cosa qua. Ma il premio Strega è anche l'occasione per mettere il naso nell'officina degli scrittori, che prima del verdetto sono, oppure fingono, di essere rilassati, ma comunque accettano di tornare indietro al momento della gestazione di quell'opera che in quel momento concorre per il premio più prestigioso della letteratura italiana. Io ho una scarsissima memoria e molta difficoltà a controllare le incongruenze, quindi invece lavoro moltissimo con i materiali collaterali, quindi moltissimo anche sullo storyboard, moltissimo sulla cronologia interna ed esterna del romanzo, sulla costruzione dei caratteri, dei personaggi e le loro caratteristiche. Come si lavora sul carattere? Quello invece nasce un po' mentre scrivi, hai un'idea iniziale, scegli un po' l'età, scegli un po' la fisionomia, però poi dopo secondo me cresce, il personaggio cresce sulla pagina mentre stai scrivendo. Tu hai lavorato anche molto come editor, ovviamente questo ti dà anche uno sguardo un pochino più panoramico sulla scrittura? Beh, secondo me le due cose si sono aiutate. La scrittura mi ha aiutata molto a immedesimarmi nel momento in cui lavoro come editor, e il lavoro da editor mi ha insegnato tanto sul controllo del testo, su alcune cose da poter migliorare all'interno del testo, lo sguardo, diciamo, ha allenato lo sguardo. Ho lavorato come forse avrei lavorato se fossi un regista cinematografico, ho lavorato di montaggio, cioè io sapevo che avrei raccontato una storia che si sarebbe svolta, che la storia si sarebbe svolta per interni, e avevo chiaro che sarei andato giù nel tempo e nello spazio, su e giù nel tempo e nello spazio, quindi non avrei rispettato una coerenza cronologica. Ecco, per fare questo ho dovuto sostanzialmente scrivere tanti capitoli autonomi, come se fossero dei racconti, e poi cambiare la disposizione, quindi il montaggio, molte volte, perché comunque questa era una storia che doveva essere letta dall'inizio alla fine. Non riesco ad avere prima un piano, lo vivrei come una gabbia. Quindi parto così in maniera un po' spericolata, con una idea forte però iniziale, che in questo caso era il personaggio di Piero, quindi il personaggio maschile nella sua interazione con la protagonista. E poi vado avanti stando addosso ai personaggi, stando in ascolto. Quindi è un lavoro che cresce nel tempo, a volte capita anche di infilarsi in un vicolo cieco e dover tornare indietro, ma è l'unico modo che conosco per costruire giorno per giorno il mio romanzo. Si può fare il temino che cuce insieme per tematiche, per affinità i libri che vanno in cinquina, ma non c'è una tendenza, i lettori non vanno avanti a tendenze. Può contare molto la promozione che uno fa, il nome, l'editore, tutto quello che volete, ma la tematica, grazie a Dio, ancora in Italia non è sottoposta in qualche modo a vaglio, per cui
è ancora possibile che le persone scrivano di ciò di cui si sentono di scrivere senza dover rendere conto se l'hanno veramente vissuto, se sono esperti di quella cosa, se hanno sofferto di quella cosa. Questo secondo me ha dimostrazione che il Premio Strega e la letteratura italiana che il Premio Strega rappresenta sono ancora vivi e non sono soggiogati da nessuna tendenza, moda o censura. E forse ha ragione Veronesi, anche se, data per scontata la dimensione del suo editore, il nome di Emanuele Trevi non è certo quello di uno sconosciuto estraneo alla cosiddetta Repubblica delle Lettere. L'anno scorso era capitato appunto che avessi letto uno dei libri che poi sono stati selezionati e che è fra i finalisti, che era uscito a maggio. Di solito i libri che concorrono al premio escono dall'autunno in avanti, sono rari quelli che escono prima, quindi in realtà credo che i libri del prossimo anno debbano ancora uscire.